Barbara D'Urso ha ammesso di non aver guardato Ballando con le Stelle nella puntata in onda il 19 maggio 2018. Ha però aperto la puntata di oggi di Domenica Live proprio con Giovanni Ciacci, che ieri sera è stato protagonista di un battibecco con Selvaggia Lucarelli, facendole notare che stava meglio senza la maglietta, che criticava in modo palese Barbara D'Urso e tutto il mondo del Grande Fratello dopo il caso Favoloso. La D'Urso quindi, ancora prima di fare entrare Favoloso, ha ospitato Ciacci, e ha lanciato una frecciatina alla Lucarelli che non è passata inosservata. Parlando in generale di quello che è successo a Ciacci, e delle critiche che molte persone, anche i giurati di Ballando, gli hanno rivolto, la conduttrice di Domenica Live ha spiegato: sai come si fa ad andare avanti in questi casi? Non ascoltando le critiche, bisogna farsi scivolare tutto addosso. E poi ricordarsi una cosa: non bisogna cadere nelle provocazioni, perché i puro sangue non corrono con i pony. Chiuse virgolette, Barbara D'Urso ospita Luigi Favoloso e lancia nuove frecciate contro Selvaggia Lucarelli, prima con Ciacci, poi in modo esplicito annunciando l'entrata di Favoloso. La conduttrice ha preso la parola e ha spiegato: ho già detto in altre occasioni che se una persona chiede scusa, per quello che mi riguarda, può tornare nei miei programmi. Se dovessimo cancellare dai palinsesti tutte le persone che sono state anche condannate penalmente per cose fatte, allora in TV non ci sarebbe più nessuno altro riferimento chiaro alla Lucarelli. Dal canto suo, dopo essere entrato nel salotto di Domenica Live, Luigi Favoloso non si è scusato con Selvaggia Lucarelli l'innominata, ma ha regalato una nuova perla: io mi scuso con te Barbara perché ho sbagliato. Avrebbe potuto dire milioni di frasi per cercare di riportare un po' di dignità in questa vicenda e invece, stampa,